Riprendiamo dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, con l'obiettivo di si sta aspettando che state zitti abbastanza, ma così. A posto, con l'obiettivo di finire entro oggi il primo pezzo di lavoro che ci aspetta, cioè inquadrare in un contesto storico perché è nato e che cos'è il marketing, e di conseguenza darvi la possibilità. Buongiorno. Mazza, ho appena iniziato. Allora, credo sia solo un problema di questa telecamera che non funziona. Pausi la registrazione, così. Ah, giusto. Mi allontano. Scusate, da casa è arrivato l'ICT che ci aiuta a mettere a posto la telecamera. Come? Sì, l'altra funziona. Avete fermato la registrazione? Però per evitare che si deve rivedere da basso, vedo qua, sì. Sull'F5, per favore. Voilà, grazie. Scusate l'interruzione. Il massimo che potrete vedere è quello che vedete adesso dalla telecamera. Torniamo al nostro compito di oggi, cercare di inquadrare in un contesto storico, soprattutto di capire la definizione di marketing che deriva da questo contesto storico. I momenti, le fasi in cui il marketing e, se volete, il sistema economico basato sul marketing si sviluppa, è diviso in queste tre categorie. Che cos'è la frammentazione? La frammentazione è come si vendeva e come si faceva mercato ai tempi pre-rivoluzione industriale, inizio della rivoluzione industriale. È bellissimo vedervi scrivere tutti così, ma vi ricordate cosa abbiamo detto degli appunti l'altra volta? Mi fate venire l'ansia se scrivete tutto. Che cos'era il mondo del mercato prima della rivoluzione industriale? Era qualcosa di straordinariamente simile ai mercati rionali o al mercato settimanale di paese che ancora in Italia c'è. Cioè, come funzionava? Qualcuno aveva prodotto qualche cosa, la sua frutta, la sua verdura, la carne, qualunque cosa, e tutto il sistema produttivo, allora molto basico, ma non basato sull'autosussistenza, già basato sul vendere qualcosa, si trovava in un punto
il mercato del centro della piazza della città e faceva mercato, faceva marketing, cioè si compra e vendevano le cose. Quindi quel tipo di mondo era un mondo iperframmentato, cioè ogni singolo punto di incontro era un mercato, ogni singola piazza, ogni singolo comune era un mercato. E il tipo di mercato che avveniva era, si vendevano le cose che si erano prodotte e si compravano le altre. Se voi leggete o se ascoltate qualche riassunto di Adam Smith, nel 1776 scrisse La ricchezza delle nazioni. Lui inizia, è l'unico pezzo che vi raccontano tutti perché sta nelle prime 10 pagine delle 1700 di cui il libro è composto, in cui lui fa l'esempio della suddivisione del lavoro. Dice, beh, se uno produce spilli e si specializza nel produrre spilli e c'è qualcuno che vuol comprare spilli, quel produttore avrà maggiore capacità di produzione, sarà più bravo a fare spilli degli altri e quindi avrà un interesse a produrre gli spilli, a venderli, a ottenere in cambio denaro per comprarsi il resto, piuttosto che prodursi tutto lui. Quella roba di prodursi tutta lui non era fantascienza, cioè prima del 1776 l'economia di sussistenza, l'economia su cui si è basato il sistema economico, sociale, europeo, dalla fine del Medioevo, cioè scusate, all'inizio del Medioevo, quindi 1000, scusate, alla fine del Medioevo 1000 fino al 1776 era quella roba lì. Cioè, tu lavori la terra e dal lavoro della terra ottieni quello che ti serve per campare, per sussistere, economia di sussistenza. Schmitt per primo, Adam Schmitt per primo capì che la divisione del lavoro era un valore. Poi lui disse, ovviamente lo sapete, ma ripetuta in questo caso un po' Juvent, che c'era una mano invisibile. Cioè perché il panettiere aveva un vantaggio ad andare nel mercato del paese a vendere il pane e coi soldi che otteneva andava a comprarsi la carne o la frutta? Perché ognuno faceva il suo lavoro, lo faceva con una capacità di specializzazione. E facendolo bene, potendo vendere ciò che produceva, aveva un ritorno economico. Perché la mano invisibile funzionava? La mano invisibile funzionava perché la specializzazione ti faceva vivere meglio della despecializzazione. Per cui tu eri bravo a fare il panettiere, il macellaio, l'agricoltore, campavi del tuo vivere facendo soldi e questi soldi ti permettevano di comprare più carne, frutta, verdura, vestiti, eccetera, di quanti avresti potuto averne facendo tutto tu. E quindi la mano invisibile faceva in modo che tutti si specializzassero. Nel momento in cui si specializzavano, dovevano vendere le cose che sapevano produrre ed ecco che nasce il mercato, la piazza del mercato. Ed ecco perché l'Italia, che è stata straordinariamente evoluta dal 500 al 700 è piena di bellissime piazze, perché erano il posto dove si scambiavano le cose, era il posto importante della città. Poi cosa succede? A un certo punto questa è grande frammentazione, perché ogni produttore produceva poco, andava nella piazza e vendeva quello che aveva. Si comincia a unificare. Cosa produce il cambiamento? Queste due cose qua. Primo, ferrovie e telegrafo. Quindi la possibilità di comunicare a grandi distanze e la possibilità di spostare le merci a grandi distanze con bassi costi. Per capirci, l'impatto dell'avvento della ferrovia, del telegrafo è stata di un ordine di grandezza superiore all'avvento dell'economia digitale. Se voi ancora guardate il film del West americano che tiravano la ferrovia, quello sviluppo tecnologico è stato
dirompette. Pensate che la ferrovia in quel momento lì non aveva nessun tipo di concorrente, non esistevano le automobili, non esistevano i camion, non esistevano neanche le biciclette. Quindi era l'unico mezzo di trasporto che permetteva con grande efficienza di spostare le cose. Il telegrafo dall'altra Giusto, parte Mario. spostava le informazioni. Quindi Come sta pensate ai Mario? tuoi Ci elementi vuole la cucina. insieme. Il nostro Mario, che buon cos'è? coltivatore di verdura, che ogni lunedì andava a vendere la verdura al suo mercato del suo paesello o nella piazza del suo rione, a un certo punto poteva spedire la frutta e la verdura Tutto giù? dove gli pareva nel Tutto mondo, bellissimo. sapendo, Zio, attraverso il cerchi di telegrafo, attaccare. quali informazioni serviva a colui che la riceveva. Quindi si vende bene, si vende male, l'ho venduta tutta, manda bene dell'altra, eccetera, eccetera. Tu li smetti di girare. Questi due elementi hanno sostanzialmente, Ci posso? questo dimostra la mia teoria, che chi sta in fondo cazzeggia. O ascolti me o parli con la tua collega. Puoi Sembra sincero. scegliere. Cosa vuoi scegliere? Parla, parla liberamente. Ok, bravo. Ottima scelta. Allora, no. Nella mia casa si può parlare tranquillamente, uno per volta. Carol, Cosa spegni il microfono, per si favore. trasportava? Cioè, quali erano i beni che prima dell'avvento delle macchine industriali valeva la pena trasportare? Come? Perché io devo spostare del cibo per migliaia di chilometri se il cibo d'arrivo, questo qui arrivo uguale al cibo di partenza? Poi il cibo basso va raggiunto, costo di trasporto alto. Quindi prima di tutto questo sistema si spostavano le cose, ma si spostavano solo le cose che costavano carissime. Vi faccio degli esempi. Materiali riconosciuti preziosi, oro e argento. Quindi dalle coste dell'Atlantico, del Sud America e un po' del Nord America, grande flusso di oro verso l'Europa. Conquistadores, i grandi paesi europei conquistavano il Nord e il Sud America, cosa prendevano? Cos'è che si portavano a casa? La fetta di carne ci voleva 4 mesi. Quindi è difficile spostarla, invece l'oro e l'argento importante lo spostavano, lo portavano in Europa. Le spezie, quindi cose che avevano bassa occupazione e grande valore all'arrivo. Cose più affascinanti, se volete, la pelle. La pelle era l'unico indumento che scaldava e gli animali che si potevano spellare, che potevano dare una pelle che si scaldava, stavano solo in alcuni posti. Tipicamente il profondo dell'Europa e il Canada. Per cui di nuovo si spostavano le pelli lavorate per vendere un particolare tipo di tessuto. La cosa più divertente è che si spostava, è affascinante, il ghiaccio. Non esisteva il frigo, per cui per congelare le cose c'erano le ghiacciaie, che erano delle stanze piene di ghiaccio, e il problema è che il ghiaccio si fondeva. Per cui era una cosa super di lusso ricevere dal nord dell'Europa, degli Stati Uniti, il ghiaccio e fare le ghiacciaie. Si racconta che il re di Persia avesse sempre con sé una scatola di ghiaccio, che è una roba preziosissima, perché il ghiaccio si scioglie, devi continuamente portarlo. Qui si portavano quintalate di ghiaccio che chiaramente messo insieme si scioglieva, ma un po' più lentamente perché creava dentro la ghiacciaia un ambito di freddo, e erano questi prodotti, ma erano prodotti che avevano grandissimo valore aggiunto, per cui valeva la pena la spesa, ma soprattutto erano fatti solo per i super ricchi. Materiali preziosi, sostanzialmente i re, erano 5 o 6 in Europa che se lo potevano permettere. Le spezie, i re e i nobili inglesi erano un paio di centinaia, 3 centinaia. Il ghiaccio, una ventina di persone negli Stati Uniti, una ventina di persone in Europa.
le pelli un po' di più, metti 20-30 mila persone. Ma era un mercato piccolino, sfigatello dal punto di vista delle dimensioni. Invece, treno e telegrafo, posti un po' quello che vuoi, ma sarebbe bastato. No, perché se io continuavo a coltivare il mio frutteto, continuavo a tessere i miei vestiti, ne facevo pochi, quindi non avevo la possibilità di andare oltre il mio mercato, era già bella che piena la mia capacità produttiva. Per cui ci vuole la seconda cosa, i macchinari. E quindi l'avete studiato tutti, immagino, la rivoluzione industriale. Che cos'è la rivoluzione industriale? La capacità di raccogliere dentro una macchina tanto lavoro. Questo generò i capitalisti, coloro che attraverso il capitale compravano le macchine. E cosa facevano le macchine? Due cose, più produzione, quindi io da solo posso fare un vestito alla settimana, due vestiti al mese, col telaio posso fare un vestito al giorno. Quindi ho più capacità produttiva. Questo fa in modo che quando vado nel mio mercato inteso appunto come mercato rionale, nella piazza del paese, se prima vendevo due vestiti al mese e adesso ne faccio tre al giorno, quel mercato lì è troppo piccolo, non basta. Ma per fortuna c'ho il treno e il telegrafo, posso vendere i vestiti altrove. Come i bisogni principali dell'uomo sono nutrirsi, avere una casa e vestirsi, e il primo macchinario è stato il telaio, tutto il mondo del 1000, la fine del 700, inizio dell'800, le grandi imprese in quel periodo erano manifatture. Posti dove si tesseva. Così si cominciano ad avere alcuni prodotti che sono nazionali. Ecco perché unificazione, perché questa cosa che posso produrre tanto e poi il mercato posso dimensionarlo perché il treno mi porta al prodotto. Questa cosa qui ha generato delle aziende che producevano per tanti mercati rionali in giro per un'area geografica sufficientemente grande. Le aree sufficientemente grandi, tanto per capirci, erano gli Stati Uniti, che non sono quelli che pensiamo e vediamo oggi, erano ancora un po' torti, non c'era tutta la parte del sud-est, c'era un'integrazione forte da un punto di vista di governo federale come oggi, che erano menati nella guerra di secessione ma non avevano ancora capito bene come organizzarsi, cioè non erano un paese grande come quello di oggi, però era già in quel momento la più grande gruppo di persone con le stesse leggi, gli stessi trasporti, la stessa moneta e la stessa lingua del mondo. In Europa era ancora un po' un casino perché in realtà c'era ancora la Prussia. C'era tutto il mondo, diciamo, diciamo, austro-ungarico, quindi tutto il mondo che andava da quella che oggi è la Croazia fino a oltre la Russia, fino alla Russia, c'era il mondo russo, c'era il mondo tedesco, c'era il mondo francese, quindi noi eravamo un po' più spezzettati, in Italia anche era spezzettata un po', c'era un po' di Asburgo a est, c'era il Regno di Savoia a ovest, quindi era un mondo a mercati già grandi rispetto al mercato rionale, ma un po' piccolini. Se pensate solo nel 1840-50, Cavour comincia a fare il sistema ferroviario del Regno di Sardegna, che in realtà è il sistema ferroviario piemontese, perché poi non è che ne hanno fatti tanti in Sardegna. Il sistema ferroviario del Regno di Sardegna era il più evoluto e sofisticato dell'Europa di quel tempo, che peraltro è quello che ancora oggi noi usiamo. Il sistema ferroviario piemontese è quello che ha fatto Cavour. E ancora oggi, a parte una parte svizzera, è ancora il più efficiente dal punto di vista delle connessioni che c'è in Europa. Però era piccolo, rispetto, pensate, tutti gli Stati Uniti, rispetto al Piemonte, erano comunque mercati più piccoli, ma erano già mercati enormemente più grandi rispetto al mercato, alla piazza del mercato che questi signori avevano in testa. Ecco perché le prime grandi imprese nascono negli Stati Uniti. Quindi nasce la Coca-Cola, nasce la Johnson & Johnson, nasce la Procter & Gamble,
nasce la Kodak che faceva... Voi non avete mai visto una macchina fotografica analogica? Sì, ok. La carta Kodak, okay, funzionava per le... il signor Kodak inventò la fotografia, fatta impressionando un pezzo di carta. E poi Heinz che inventò il ketchup. Come mai nacquero queste aziende? Avevano mezzi di produzione, avevano mezzi di trasporto e avevano mezzi di comunicazione, ma soprattutto cominciavano ad avere un marchio. Perché fino a quando io faccio la mia ketchup lavorando il pomodoro che ho coltivato, vado nel mio mercatino e lo vendo nel mercatino rionale, i miei clienti mi conoscono tutti, non è che devo mettere un nome sul marchio, non devo mettere il nome sul prodotto, perché? Perché tanto da me lo comprano, vengono da me, mi vedono in faccia e comprano il mio prodotto. E io prendo la mia ketchup o il mio sapone e lo spedisco a 100 km di distanza e lo faccio vendere a un altro, in un altro mercato rionale. Nessuno sa chi sono. Quindi io devo dire a quel signore laggiù, a 100 km di distanza, che cosa sta comprando. E questo è stato il primo vero momento in cui il marketing è nato. La necessità di fare un mercato, di parlare con un consumatore. Perché fino al momento prima io non avevo bisogno di parlare col consumatore in modi diversi dal fatto che ero io a vendergli le cose, quindi lui mi conosceva. E questi nomi sono diventati marchi. Che cosa vuol dire? Lo dice Tedlo, che probabilmente è, diciamo, sul podio dei più bravi professori di marketing della storia. E lui ci dice, guardate, ciò che poteva essere impacchettato nella fabbrica poteva essere marchiato nella fabbrica. Quando il produttore poteva mettere il suo nome su milioni di piccoli pacchetti grazie ai nuovi macchinari e distribuire quei macchinari a livello nazionale grazie ai treni e al telegrafo, lui poteva fare pubblicità, poteva raccontare se stesso a livello nazionale. Quindi l'insieme di capacità produttiva più efficiente, possibilità di distribuire, possibilità di avere informazioni, fa nascere la possibilità di avere un marchio. Il risultato fu che si poteva trasformare il nome, Kodak è un nome, Coca-Cola era un nome, il nome del proprio prodotto in una specie di supernome. Perché supernome? Perché la gente andava in un altro mercato dove il signor Heinz non lo conosceva nessuno e diceva voglio quella ketchup lì. Per la prima volta si collegava il produttore al consumatore senza che i due si parlassero. Ed ecco che nasce il marchio. Che cos'è il marchio? Non è altro che un supernome. Qualcosa che dice al nostro consumatore quello che noi, non essendo lì, non possiamo dirgli. E guardate com'è la comunicazione di questo momento storico. Questa è la prima o una delle prime pubblicità della Coca-Cola. La Coca-Cola è buonissima, gustosa al palato ed è sana. Scusate, è una bevanda. Buonissima, gustosa al palato e sana. Ti fa recuperare dalla fatica ed è dispensabile per gli uomini di business e i professionisti, gli studenti. I wheelmen sono gli autisti, una volta le carrozze avevano una persona che li guidava e anche le prime automobili avevano una persona che li guidava. Gli atleti ti fa recuperare sia mentalmente dalla fatica, sia mentale che fisica, ed è la bevanda favorita per le signore quando hanno sete o quando sono accaldate. Guardate come chi ha pensato questa prima comunicazione, che cosa voleva dire? Lui non sapeva, una volta che aveva caricato le sue bottiglie di Coca-Cola, dove queste sarebbero andate. E quindi cosa faceva? Diceva, senti, chiunque trovi una bottiglia di Coca-Cola se la beva.
E quindi cosa cerca di dire? Dice, chiunque la veda, per favore la compri. E questo ha fatto sì che tutti questi supernomi di quest'epoca non fossero rivolti a qualche consumatore specifico, fossero più che altro rivolti a andare in mercati nuovi. Poi che cosa succede? A un certo punto, scusate, devo. No, non ce la farò mai. Facciamolo da qua. A un certo punto, dalla fase di unificazione, cioè invece di una piazza del mercato, invece del mercatino rionale, il fare mercato divenne un unico grande mercato. Gli Stati Uniti erano un mercato per Heinz, Kodak, eccetera. L'Italia o il Regno di Sardegna erano un mercato per il cioccolato Venchi, eccetera. A un certo punto avviene la segmentazione. Che cos'è la segmentazione? Prima di farlo in modo tecnico, cerchiamo di capire cosa è successo. Succedono due cose. Primo, si diffonde la radio e la televisione. Prima la radio, poi dagli anni 30, 40, la televisione. Che cos'erano? Erano delle evoluzioni del telegrafo. Il telegrafo era un sistema di comunicazione, diciamo, chiuso, parlava uno a uno. Certo, si potevano trasferire notizie, ma le notizie trasferite col telegrafo per andare one to many devono essere distribuite. Mentre la radio per prima è un segnale one to many, cioè uno dice una cosa e tanti ascoltano. Per cui quei poveretti che erano chiusi nel loro plant, che marchiavano i loro prodotti e dovevano cercare di scrivere al consumatore qualcosa e avevano lo spazio di qualche parola, con la radio hanno un'enorme possibilità di dare più comunicazione. E con la televisione ancora di più. Il messaggio diventa multimediale. Cosa intendiamo per multimediale? Vuol dire che quando io consumatore vedevo un messaggio, sentivo un messaggio, potevo ricevere molte informazioni. Da un messaggio che io potevo sostanzialmente solo leggere sul pacchetto del prodotto, io potevo ascoltare e addirittura quando è nata la televisione potevo vedere il prodotto. E poi a un certo punto addirittura potevo vederlo a colori. E poi a un certo punto addirittura potevo comprare dello spazio su questo coso e trasmettere al consumatore uno spot pubblicitario, cioè potevo per 30 secondi avere l'attenzione del consumatore. Questo ha fatto in modo che il tipo di messaggio che uno poteva dare era particolarmente più complesso, più composito se volete. Quali sono i brand esempio di questo momento? Beh, sicuramente Levi's. A un certo punto, in una serie di film nel dopoguerra, i Levi's sono indossati da attori famosissimi in film famosissimi, James Dean. Le persone vanno al cinema, vedono quell'attore famosissimo, vedono le braghe che aveva, tant'è che la marca Levi's non stava per caso sul culo di James Dean, escono da lì e dicono, cavoli, ho visto per un'ora e mezza uno che aveva quel vestito, che aveva quei calzoni, voglio quei calzoni. Pensate da un punto di vista di comunicazione e di modo di porre il prodotto come era cambiato. Quei poveretti della Coca-Cola c'avevano un foglietto di carta da scrivere qualcosa. Qui per un'ora e mezza puoi far vedere il tuo prodotto al consumatore. Il più grande di tutti, ancora oggi, il più grande di tutti nel marketing, Procter & Gamble. Sapete perché si chiamano soap opera? Chi di voi ha mai visto Beautiful?
Chi di voi è così coraggioso da dichiarare pubblicamente che ha mai visto Beautiful? Scusate, ho sbagliato la domanda. Tutti hanno visto Beautiful. Almeno una volta. Dichiari la tua colpevolezza. La nonna, è sempre la nonna. Sì, la nonna. Non so, qual è la serie di Netflix che va di moda oggi? Chi di voi ha visto Friends? Rialzate di mano. Chi è che non ha visto Friends? Mica se siete giovani. Cosa c'è adesso? La casa di carta? Chi è che non ha visto la casa di carta? Vediamo. Perché come sono nate le serie TV? Sono nate come soap opera. Sapete perché si chiamano soap opera? Beautiful è la mamma, non è la mamma, in realtà è per antonomasia, ce ne sono state migliaia nella storia. E per capirci, la qualità di quelle che voi chiamate soap opera e prendete in giro la nonna, cioè, molto meglio delle serie di oggi. Sapete perché si chiamano soap opera? Perché erano delle serie TV costruite da Procter & Gamble per vendervi l'Ivory Soap. Quindi loro inventavano la storia, costruivano la serie e poi ogni tanto nella serie qualcuno si lavava le mani col sapone di Procter & Gamble. Quindi era le serie TV sono nate per fare product placement puro. I grandi costruttori di storie odiano le serie. Non voglio farmi un corso di cinematografia, ma la serie è la cosa più volgare che si possa fare per chi produce storie, perché è per definizione una cosa che a un certo punto diventa scontata. Quindi voi dovete creare 6-7 personaggi, definirli e poi fargli fare delle cose. Per definizione, a un certo punto queste cose che succedono diventano non credibili e la serie muore. Allora, definire 6 personaggi, semplice. Soprattutto se hai 2 o 3 puntate di tempo. Fagli fare delle cose banali una volta che li hai definiti. Quello bello si fidanza con quella bella, quello sfigato è innamorato dell'altro, tutte le solite storie. Dalla commedia greca, non sono cambiate quelle storie lì. Poi a un certo punto ti scappa la mano, gli fai fare una cosa che capisci che non si può fare, che non ha senso, e la serie muore. Si chiama salto dello squalo, tecnicamente, questa cosa qui. Chiama salto dello squalo perché P. Day si è morta il giorno in cui non sapevano più cosa fare alla 1052esima puntata e hanno fatto saltare con gli sci d'acqua Fonzi vestito. Ve lo ricordate? L'avete mai visto Fonzi? No, sì, avete visto anche Fonzi. Avete una cultura. Fonzi col suo giacchettino di. Da quel giorno lì la gente ha capito che non c'era più vena creativa in Happy Days e ha smesso di guardare la serie. Da allora il salto dello squalo è il momento in cui una serie smette di essere degna di essere vista. Casa di carta, puntata 3, quando quello lì che ha studiato tutta la cosa si scopre che aveva una storia con la poliziotta che indagava, dici, hai già capito dove si va a finire. Puoi cambiare serie. Ma perché sono state inventate le serie? Oggi per mantenere l'abbonamento di Netflix. Ma ieri, per fare la pubblicità. Perché avevano bisogno di contenuto televisivo e praticamente sento i prodotti. Pensate quanto spazio c'era per comunicare col consumatore rispetto a un tempo in cui si andava nel mercatino rionale e si parlava con gli stessi compaesani e gli si vendeva un po' di ketchup. Questo ha fatto in modo, e l'esempio di Pepsi Cola ce lo racconta, che io potessi dire al mio cliente più cose e potessi dire cose diverse a più clienti. Quindi, prima cos'era successo? L'esempio di Pepsi Cola, che era arrivata la Coca-Cola e aveva detto: io sono la Coca-Cola e vado bene per tutti. Fine del mercato. Tutti quelli che volevano una bibita gassata si compravano la Coca-Cola. Era molto difficile essere un'altra bibita gasata, perché chi aveva sete, chi era stanco, chi era un businessman, chi era un professionista, chi era un atleta, chi era una signora che aveva sete, c'era già Coca-Cola.
quando io ho potuto modificare il messaggio, dare un messaggio più complesso, io ho potuto parlare solo a un sottogruppo di consumatori. Cosa ha fatto la Pepsi Cola? Questa è la prima pubblicità della Pepsi Cola. Intanto guardate, è un disegno e non una frase. Pensate, sembra cagata, ma si poteva trasmettere un disegno. E questo disegno ha un messaggio complicatissimo. Dice, la Pepsi Cola costa poco, piace a tutti e ha una bottiglia grande. Quindi dice tre cose molto complicate in termini di prodotto. Certo, non è un messaggio complicato come quello di oggi, ma non è piace a tutti. Guarda che la Pepsi Cola costa poco, piace a tutti ed è più grande, ha una bottiglia grande. Perché dire una cosa del genere? Scusate, e su questo veniva costruito un messaggio, i messaggi radio, quindi veniva spiegato, eccetera. Quindi era un messaggio abbastanza complicato da dare rispetto a 30 secondi di radio o a 30 secondi di spazio per la pubblicità sulla televisione dopo. Perché dire questo? Come immaginate la Coca-Cola? Qual è la vostra idea di Coca-Cola? Com'è fatta? Bottiglia. Com'è fatta la bottiglia di Coca-Cola? Trasparente? Tappo rosso? Etichetta rossa? Ma qual è la bottiglia di Coca-Cola per antonomasia? Quella in vetro. Com'è fatta? Più piccola. Costa di più, va bene. Com'è fatta? Larga in mezzo e stretta in fondo. Chi l'ha inventata? E i signori di Coca-Cola dicevano che il loro successo era dovuto al fatto che la bottiglia di vetro, che era l'unica bottiglia che esisteva di Coca-Cola fino al 1960, aveva questo disegno di donna sinuosa per cui aveva successo. 33 centilitri. Credo 70 grammi di vetro. Non ricordo mai. Comunque una certa quantità di vetro. Mettetevi nella testa e soprattutto nei muscoli della signora Maria che va a fare la spesa una volta alla settimana e compra la Coca-Cola per sé, suo marito e i suoi due figli. Famiglia media americana o italiana degli anni 60. Quante bottiglie di Coca-Cola compra? Un po'. 7 giorni, sono 33 centilitri, più o meno una bottiglia a testa, non si beve sempre la Coca-Cola, ma diciamo che almeno una bottiglia al giorno ognuno in casa la beve, fa 4 per 7, fa 28. Per 50 grammi. Fa qualche chilo di vetro da portare in giro. Come è nata Pepsi Cola? È nata dicendo io c'ho la bottiglia grande. Io ti faccio portare a casa la stessa quantità di soda a un prezzo più basso in una bottiglia più grande, così pesa meno. Qual è il problema della signora Maria quando arriva con la Pepsi Cola da 1,5 litri? I tuoi biscotti preferiti? Aspetta, devo fare alcuni. Pan di stelle, vivi a casa con i tuoi? Tua mamma ti compra biscotti pan di stelle? E chi te li compra? Ah, quindi campi senza pan di stelle? E che biscotti compri? Che biscotti mangi al mattino? Vabbè, là, super lusso. Mi serve uno un po' più proletario che mangia a casa dei biscotti, c'è? Cazzo, con 2 euro ci fai colazione una settimana con i biscotti, ti avviso. Costano
te lo dico io, costa un euro a scatola più o meno i biscotti. Chi è che più proletariamente mangia a casa i biscotti della mamma? Che biscotti mangi? Le gocciole. Se tutte le gocciole quali? Classiche. A chi è che piacciono le gocciole classiche? Eh? Che marca sono? Cos'è? Pavesi? No. Pavesi, vero? Che è di? Di che è Pavesi? Barilla. Tristezza. Tu tutte le mattine ti siedi e trovi le tue gocciole. Cosa succede se un giorno ti trovi le piffole di Lidl? Come? Ecco, ma quando tua mamma sei un po' incazzatella, la mattina ti svegli, ti siedi lì, vedi le tue gocciole, pucci, dici, mamma, ti voglio bene. Una mattina ci sono le piffole di Lidl. Cosa dici? Che schifo, mamma, che cazzo è? Cioè, no, tu sei più gentile dire, mamma, ho visto un certo cambiamento nel menù della colazione. Cosa succede alla signora Maria degli anni 60 quando dice ho trovato questo bel bottiglione di Pepsi Cola, cara, come ti chiami? Cara Silvia. Cosa diceva Silvia? Che schifo, voglio la Coca-Cola. Ma tu dici, che schifo, voglio le gocciole. Giusto? Ecco perché dal giorno in cui questa campagna venne lanciata, Cioè la Pepsi Cola cominciò a fare una campagna di promozione spiegando che la Pepsi Cola era per i giovani. Perché doveva andare a spiegare che la Pepsi Cola era per i giovani? E guardate, ancora oggi è così, Perché doveva aiutare la signora Maria quando arrivava a casa col bottiglione che le Silvie degli anni 60 non dicessero che schifo la Pepsi Cola. Lei poteva dire, Pepsi Cola è proprio quella, proprio la bevanda fatta per te, come le piffole di Lidl. Ecco perché, se voi guardate la pubblicità di Pepsi Cola ancora oggi, e guardate che la pubblicità non è altro che un proxy della strategia di marketing che ci sta dietro, chi sa far bene tutte e due. Quindi la Pepsi Cola si rivolge ai giovani per dire, ha cominciato allora per dire, aiuto la mia cliente, che è la signora Maria, a comprare il bottiglione di Pepsi Cola e a non comprare le bottigliette di Coca-Cola. Vi lascio con due considerazioni finali su questo argomento e la lezione è ancora lunga. La prima, Coca-Cola ci mise, non mi ricordo se 8 o 12 anni, a cambiare il formato della sua bottiglia. Cioè arrivano quelli di Pepsi Cola, quest'idea, come dire, non geniale, gli fa una bottiglia più grande perché pesa. Loro, prima di reagire a questa decisione competitiva, ci misero 12 anni. O 8, non mi ricordo. Sta scritto su Wikipedia, potete cercare. Perché? Quelli di Coca-Cola sono dei coglioni. Non più o non meno degli altri. Anche se magari il capo di marketing doveva un po' svegliarsi prima. Perché il successo ti fa diventare arrogante. E l'arroganza è la prima causa dei fallimenti aziendali. La pensare di essere più bravi degli altri. L'idea che la loro bottiglia di vetro, sinuosa come una donna, fosse il segreto del loro successo, era arroganza. E l'hanno pagata, perché Pepsi Cola ancora oggi ce l'hanno sulle croste. Seconda considerazione. Pepsi Cola, che comunque aveva fatto un po' di studio sulle famiglie degli anni 60, sulle signore Marie, aveva due opzioni. Chi sono i clienti della signora Maria? I figli e il marito. Chi ha dovuto, su chi ha puntato? Sui figli. Questo fa pensare all'importanza dei mariti nelle famiglie. Questa, adesso dovrei fare un, ci provo. Voi da casa siete ancora svegli? Scrivono, quindi c'è. Sì. Ma Alessandro dov'è?
Non era Alessandro, come si chiamava? Quello dell'altra volta. No, l'altro era Colombatto, io sono Casali. Si chiamava Alessandro. Sì, sì. Come? Io sono Alessandro Quello Casali. Quello che era a casa, che parlava dal... Era Colombatto l'altra volta. Allora, quanto tempo ho? Vabbè, proviamoci. Alessandro, da casa. C'è un Alessandro da casa? Sì, sì. Sei tu Alessandro? Sono io. Alessandro, Alessandro. Ma mi senti o no? Parla. Un cazzo. Mi serve che uno da casa... Cos'è che ha detto? Oh no, ho fatto una cosa brutta. Vabbè, proviamo. Allora. Colombatto, sì, hai ragione, bravo. Colombatto, dove sei? Non c'è. È stata troppo dura per lui. Commercial Pepsi. Oh, però adesso cacchio, però adesso allora volevo cercarne una divertente. Ah, vi faccio vedere questa qui che è un evergreen. Eccola qua. Allora. Solo che adesso Alessandro, senza averti... Mi sente o no adesso? Forse... Da casa, vedete lo schermo? Sì. Se non si vede. Sì, sì, si vede. Adesso speriamo che sentiate anche, direi questo. Voilà. Stai condividendo, interrompi condivisione, condividi, perché non mi chiedi se voglio condividere anche, voilà, voilà. Allora da casa ditemi se sentite, se non sentite il volume. Beckham's been taken off by Manchester United, do you think he's had a knock-on, is it tactical? Era troppo bello per essere vero. Allora, chat. Sentite anche il volume da casa? Vi è turbato un po', abbi pazienza. Il problema è farlo sentire a voi. Allora, per farlo sentire a voi devo cambiare il microfono. Ah, scusa, hai ragione tu. Voilà. Bella, grazie. Condividi, ci riprovo per la terza volta, ma è utile perché questa secondo me rimane impressa. Voilà, riproviamoci. Beckham's been taken off by Manchester United. Do you think he's had a knock-on? Is it tactical? By the way, Beckham doesn't look too happy about it. You can understand it in a game this big. Yes, the pressure is really on. Juventus coming at them relentlessly, but Manchester United are giving as good as they get. Cheers, mate. Excuse me. Can I have your shirt, please? Sure. Thanks, mate.
scusate. Visto una volta, basta avanti. Vedete, adesso io ve l'ho fatto vedere una che mi ricordavo, ma se voi guardate le pubblicità della Pepsi nella storia, da quella che abbiamo visto prima dei tre fumetti e del Teen Young, è sempre stato fatto per parlare ai giovani, per aiutare la signora Maria a segmentare. Se voi guardate una qualsiasi pubblicità della Coca-Cola, just a second, Tiger. Dad? Dad! It's Santa Claus! Hey, so it is. It's great. Santa can. Let's go. Bring it home for the holidays. Vediamone una italiana, se volete. Ed ecco le vostre Coca-Cola. Ah, c'è anche il gusto limone. Certo. Quando il mondo si divide... Oh, cavoli, ho sbagliato. Quando il mondo si divide, una cosa riesce sempre ad unirci. Mangiare insieme. Ecco perché questo momento ci piace tanto. In famiglia o con chi conosciamo appena, gustiamoci ogni pasto, dal più inaspettato a quello più atteso. Accorciare le distanze è più semplice di quanto immaginiamo. È il gusto che ci unisce. Ora, senza stare a continuare. Senza star qua fino a notte fonda, però per darvi l'idea di come Coca-Cola, da quella prima pubblicità del 1900 qualcosa, ha continuato a dare dei messaggi che erano per tutti. Quali sono i richiami di Coca-Cola? La famiglia, che ci abbiamo tutti, e il Natale, che soprattutto negli Stati Uniti è il primo importante momento di riunione familiare, perché le famiglie americane sono divise, cioè si va a studiare lontano, quindi da quando i figli hanno 17, 18, 19 anni non vivono più in famiglia. Il Natale è il momento in cui tornano a casa, avete visto l'orsacchiotto che gli fa vedere la Coca-Cola, torna a casa. E quindi la strada di Coca-Cola è sempre stata: devo vendere a tutti, cos'è che abbiamo tutti in comune? La famiglia. E per questo si è comprata a Natale. Sapete la storia, che per quanto poco edificante è vera, cioè Babbo Natale non era rosso e la Coca-Cola ha comprato a Natale, l'ha fatto diventare rosso perché gli serviva la pubblicità della festa della famiglia, essendo la cosa che accomuna tutti. E se voi guardate poi l'evoluzione di questa impostazione, che vedete oggi è
lo stare insieme, l'amicizia, che di nuovo è un modo per trovare dei valori universali che ci accomunano tutti. Che se voi lo guardate in modo molto più sofisticato, con capacità e potenza di comunicazione enormemente più grande rispetto alla scritta del 1906 o di quando cavolo era, è sempre uguale. Chiunque tu sia, bevi Coca-Cola. Pepsi Cola invece, come tanti altri marchi, ha sfruttato la segmentazione, il fatto di poter parlare a tanti mercati diversi, a tanti gruppi di persone diverse. Ora, per rimettere insieme le cose che ci siamo detti, primo c'è l'epoca della frammentazione, quella che diciamo ha visto la nascita della rivoluzione industriale, quello che c'era prima di Adam Smith, eccetera. Alti margini, bassi volumi, mercati piccoli. Poi c'è stata l'unificazione. Alti volumi, bassi margini, le nazioni diventano un mercato. Poi c'è stata la segmentazione che è alti volumi, perché ormai oltre il treno c'è un sistema logistico iperevoluto. Oltre il telegrafo ci sono sistemi di comunicazione iperevoluti, ma alla fine l'idea è sempre la stessa. Puoi produrre in un punto e distribuire. Il prezzo non è più né alto né basso, si basa su quello che tu fai per il cliente. La signora Maria è disposta a lasciare Coca-Cola e a comprare Pepsi-Cola a patto che risolva un problema a lei. Spostare meno chili di vetro ogni settimana e a patto che sia accettabile per sua figlia o suo figlio quando a casa vede che non c'è la Coca-Cola ma c'è la PepsiCo. E la segmentazione è diventata una specie di mantra, cioè cerchiamo sempre un pezzo, un gruppo di persone, un pezzo di mercato che vuole un prodotto specifico. E PepsiCola, che è nata così, ha poi costruito tutto il suo successo su marchi. Ognuno di questi marchi era pensato per un piccolo segmento che veniva servito da un prodotto specifico, il mio preferito è la ciliegia selvatica, che aveva dietro un sistema di comunicazione che a quel punto, potendo accedere a grande banda di comunicazione, poteva essere colpito solo quello lì, e pian piano, con tanti piccoli segmenti si costruiva intorno a Coca-Cola, che invece era per tutti, il suo mercato. Ora, oggi siamo, se volete, oltre addirittura a questo, perché si possono fare segmentazioni ancora più fini, non ci siamo ancora riusciti davvero. Tutta la comunicazione targettizzata di oggi, più o meno, però ci arriveremo. Quindi, oggi già un po' la comunicazione su internet riesce a essere abbastanza tailorizzata sui vostri cookies. Quello aiuta chi vuole capire che cosa a voi serve a mirare a affinare la propria comunicazione. È chiaro che, scusate, io parlo sempre di comunicazione perché è quella che voi come consumatori siete abituati a vedere. Dietro c'è una strategia di marketing che porta poi a quella cosa lì che è la più semplice per assurdo. Della strategia, cioè la comunicazione. A questo punto siamo pronti ad avere una definizione di marketing. Ce n'è una che vi leggete sul libro. Insieme di attività volte a portare sul mercato il prodotto del consumo che l'azienda ha consumato secondo i desideri del consumatore. Perché è facile. Ce n'è una che invece ha bisogno di un po' di più di spiegazione. Perché si porta dietro una serie di ragionamenti sufficientemente evoluti. Grazie.
Spegnetemi Alice, adesso li spengo, non ti preoccupare. Allora, che cos'è marketing miopia? Ora pensate, facciamo un passo indietro, piantatela di copiare quello che scrivo. Pensate alla crisi del 29. Grande shock da sovrapproduzione. Qual è la soluzione della sovrapproduzione? Il marketing. Che cos'è il marketing? È quella funzione aziendale, quella tecnica che ti permette di sapere cosa il consumatore vuole comprare prima che tu glielo produca. Soluzione ideale per tutti. Quindi il marketing diventa una funzione iper famosa, dove tutte le aziende si ingegnano per prima costituire le funzioni di marketing, poi farle funzionare, poi avere delle tecniche, perché nessuno sapeva all'inizio che cos'era sto robo che ci permette di vendere il prodotto. Questo va avanti in modo rutilante fino agli anni 60. A un certo punto, il più bravo professore di marketing che c'è, Theodore Levitt, dice forse il marketing, così come l'abbiamo concepito e così come lo stiamo applicando, è miope. Cosa significa che è miope? Lui dice... scrive un articolo che si chiama Marketing Miopia, che si trova su internet, se dovete leggerlo male non vi fa, sono un paio di orette di lettura. Lui dice, primo, i gestori delle aziende devono pensare a loro non come produttori di un prodotto, ma come coloro che danno una soddisfazione basata su creare valore per il cliente. E sta roba del creare valore ce la siamo appiccicata al collo e nella vostra vita, dentro queste aule, sentirete parlare di creare valore ininterrottamente. Ci torneremo su questo, cosa vuol dire creare valore, ma per adesso stiamo alla base. Tu, gestore d'azienda, non sei uno che ha come obiettivo quello di produrre, ma hai come obiettivo quello di offrire al cliente qualcosa che crea valore per lui, che gli serve. Ora, oggi abbiamo talmente fatto l'abitudine a questo termine creare valore e siamo talmente abituati al fatto che le marche devono coccolarci, eccetera, eccetera, che ci sembra quasi naturale. Ma in quel momento il mondo era ancora il mondo della mass production, della linea a catena in produzione, cioè negli anni 60. Mirafiori aveva 250.000 dipendenti e faceva più macchine in un giorno di quante in tutta Italia adesso le facciamo in un mese. Cioè era ancora un mondo che forzava tutto pur di produrre. Che cosa dice Levitt? Salta su e dice, sta roba di produrre è una boiata. Tu devi pensare, tu gestore dell'azienda, devi pensare che sei un produttore di valore per il consumatore. Tutti lo guardano e dicono, e che vuol dire? E lui inventa una frase affascinante. Dice, consumatore non compra un trapano, compra un buco nel muro. E spiega a migliaia di manager incoglioniti che cos'è il marketing. Devi creare valore per il consumatore. Cosa vuol dire creare valore? Occupati di cosa il consumatore vuole fare e non di quello che tu sai fare. E poi ne dice una seconda, ancora più scomoda, che è questa qua. Non c'è nessuna garanzia all'obsolescenza del prodotto. Quando tu fai un prodotto, questo prodotto diventerà vecchio a un certo punto. Non puoi garantirti che non lo sia. Se il centro ricerca della tua azienda non lo rende obsoleto,
qualcun altro lo farà. Se tu stesso non rendi obsoleto il tuo prodotto, sappi che qualcun altro penserà a farlo. Queste due frasi messe insieme creano la più grande visione possibile del marketing. Cioè, pensa a risolvere il problema del consumatore e non ti preoccupare di buttare via il tuo prodotto se questo non è più in grado di risolvere il problema al consumatore. Queste due frasi messe insieme sembrano semplici, ma si portano dietro delle conseguenze dal punto di vista di decisioni manageriali pazzesche. Cioè vuol dire poter cambiare, dover cambiare industrie intere, non aziende, industrie, settori industriali interi. Perché? Perché il consumatore ha cambiato il modo con cui consuma. Ne vedremo di esempi, ma la vera missione di chi si occupa di marketing è fare quelle due cose lì. Come farle bene, altro paio di mani. Lui fa un esempio, fa una serie di esempi vecchissimi, molto datati in questo articolo, che però hanno un minimo di loro punto di riferimento. E dice, ogni settore sviluppato ed ogni grande impresa sono stati settori in crescita. Cioè, quando è nato quel prodotto lì, è stato un prodotto che le persone amavano, la gente consumava, eccetera. Non è la saturazione di quel mercato che rallenta la crescita. Non è il fatto che la gente non vuole più andare in treno che rallenta la crescita di chi fa ferrovie, ma è la capacità del management. Quindi il settore delle ferrovie non è entrato in crisi perché il bisogno è stato soddisfatto da qualcun altro, auto, camion, aerei, telefoni. Il settore è stato in crisi perché il bisogno non è stato soddisfatto dalle ferrovie. Quindi, dov'è la miopia di chi si occupa di marketing? Il pensare che il tuo prodotto sia la soluzione, mentre è il mestiere che il consumatore fa col tuo prodotto la soluzione. E se il consumatore trova un altro modo per risolvere il problema, tu dovrai rendere obsoleto il tuo prodotto. Quando si cresce, ci sono alcune convinzioni. Di nuovo, dico delle cose banali, ma prendete il mondo esterno e vedrete errori di questo tipo ovunque. Il prodotto mio è migliore degli altri. Non esistono prodotti sostituti, il mio prodotto può sostituirne altri. Pensiamo a un esempio che vi... Allora, televisione. Quanti di voi guardano Italia 1? Alzate. Bene. Quanti di voi non guardano più la televisione commerciale? Quanti di voi hanno un abbonamento a Netflix? Anche condiviso, rubato dal vicino, conta tutto. Quanti di voi hanno un secondo abbonamento a un secondo OTT? Disney Plus, non so cos'è, Prime, va bene, sì, alzate. Ora, vi faccio due domande. La prima, pensate di essere manager di una televisione commerciale, Berlusconi. Ma voi pensate davvero che la televisione lineare
quella che accendi e c'è prima la pubblicità, poi il TG1, poi l'intermezzo, poi il film del lunedì, esisterà ancora tra 5 anni? Quanti di voi guardano Netflix o l'OTT che volete non solo in poltrona, non solo la sera a casa? Quanti di voi lo guardano commutando? Come si dice in italiano? Alessandro? No, no, commutare, quando vai a lavorare, come si... Magari ti scarichi una puntata e la guardi mentre venite a scuola e tornate a casa. Qualcuno guarda? Dibattito. Sì, Silvia, sì. Qualcuno davvero pensa ancora che le puntate di 30 e un'ora siano il format giusto? Non sarà più così. Questo nel mondo della produzione di contenuti, lo sanno tutti. Però è chiaro che se voi avete studi di riprese, attori sotto contratto, serie che avete pagato, per capirci, Netflix per distribuire Friends ha pagato 1 miliardo di dollari. Avete investito 1 miliardo di dollari in una cazzo di serie che dura 35 minuti. Dice, no, adesso la gente piace guardare le serie commutando, bisogna fare puntate di 7 minuti. Siete un regista famoso che è diventato famoso con le serie e sa fare puntate di un'ora. Cioè no, devi fare 7 minuti. Eppure tutti sappiamo che la televisione OTT del futuro avrà una span di attention di 7-12 minuti. E lì si andrà, perché voi lì volete andare. Che piaccia o no. Allora il mondo deve cambiare. Non c'è niente da fare, il consumatore porterà lì questa cosa. E devi solo decidere quanto velocemente vuoi farlo. Lo farà Prime, lo farà Netflix, lo farà Quibi, ce ne sono 170 di OTT nel mondo che stanno cercando di capire come voi consumerete l'OTT. Uno ce la farà, due ce la faranno. E di nuovo, non è che il mondo della... Se volete, del contenuto video, del contenuto televisivo è finito perché la gente ha smesso di guardare la televisione. La televisione commerciale è finita perché qualcuno ha trovato un modo migliore di soddisfare, di dare un valore al consumatore. Non vi parlo delle edicole. Non meno di 5 anni fa ho litigato con un vostro antenato che era seduto qua perché dissi: boh, tra 10 anni le edicole non ci saranno più. Lui dice, la mia famiglia è un'edicola. Dico, mi spiace per te. Cioè, è impossibile. Ho detto, guarda, fatene una ragione, comprati un telefono e guarda la velocità con cui scarichi. Poi ancora noi compriamo i quotidiani in PDF, una roba che, come dire, che sa di vecchio. Però comunque si andrà lì, ci vorrà 3 anni, 5 anni, 10 anni. Ho fatto una piccola indagine, il 35% delle edicole a Torino ha già chiuso e il 50% del 100 rimanente, quindi l'85%, sta pensando di chiudere. Ma certo, nessuno compra più giornali di carta. Per fortuna è più comodo, è vecchio. Io che sono vecchio mi ricordo quando ci comprava il giornale a mezzanotte. Una canzone di Jovanotti che dice, sai le notizie prima degli altri, ma si comprava il giornale la notte e sapevi le notizie il giorno dopo. Adesso compri il giornale a mezzanotte, è vecchio. Non so, cosa è successo oggi? Notizia di oggi. Eh? È stata assassinata in casa? Me lo dite come se la coppia... Ah, l'arbitro! Ah sì, che il suo vicino di casa l'ha ucciso. Ok. Allora, se voi comprate la stampa, peraltro quotidiano di ottima qualità, domani mattina ci sarà sta notizia in pagina, questa
Questa è cronaca, diciamo pagina 5. Probabilmente ci sarà un richiamo in prima pagina. È vecchia quella notizia lì. Quando io ero giovane, voi eravate non solo non ancora nati, ma i vostri genitori erano ancora giovani, c'era il giornale del pomeriggio. C'era la stampa sera. Cos'era la stampa sera? Era la seconda edizione della stampa, che dopo che era uscita quella del mattino, che era stata stampata la sera prima, ne veniva stampata una seconda edizione a mezzogiorno, che ti dava le notizie della mattina e usciva la sera. Il Corriere della Sera si chiama Corriere della Sera perché usciva la sera, ti raccontava le prime sei ore della giornata. Poi chiaramente erano giornali di 5-10 pagine, non di 35, ma quel mondo lì è sparito, ma è sparito non perché noi smettiamo di usare le notizie, anzi noi siamo dei fruitori di notizie molto più di prima. Voi leggete molto più di quanto leggeva la mia generazione, però non usate più il quotidiano, leggete probabilmente una cosa con variabilità di qualità diversa rispetto al quotidiano che aveva un minimo di controllo, eccetera, eccetera. Ah, eccolo qua l'esempio. Il numero di foto che si fanno nel tempo è aumentato. Ma il numero di macchine fotografiche è svanito. Allora, che cosa vuol dire? Che bisogno... Scusate. Che queste sono le foto digitali. Vedete, 1.2 miliardi di foto nel 2017. Ma nessuno c'ha più una macchina fotografica digitale, analogica. Perché? Qual è il bisogno che viene risolto dalla fotografia? Perché fate foto? Memoria è un sostantivo, non è un bisogno. Qual è il bisogno che tu soddisfi quando fai una foto? Cos'è che fotografate? E perché vuoi immortalare un momento? Per ricordarlo. Altro. Condividere. Altro. No, la cosa che fate di più, dicono le ricerche sui millennial. Terzo motivo per cui si fanno le foto. E se avete un sostantivo, qual è il bisogno? Apparire. Le foto si fanno per tre motivi. Ricordare, quindi imprimere nella memoria qualcosa che non vuoi dimenticare. E non mi ricordo qual è l'altro. Condividere, apparire. Questi tre bisogni stanno nell'umanità da prima di Socrate. La macchina fotografica analogica, certo che li soddisfaceva. Beh, poi lasciamo stare la fotografia professionale che può avere anche altri bisogni, ma questi tre bisogni continuano, anzi sono fin più forti oggi. Sapete tutta la sociologia di Facebook, dei social network. Vabbè, vi lascio stare la sociologia, se l'ho detto lo lasciamo perdere. Però sui social network siamo tutti più belli, più simpatici, più contenti, appariamo. Qui è tutta apparenza quella roba lì, la gente non è come la vedete lì, come voi probabilmente ormai avete capito. Queste cose qui esistevano, questi bisogni esistevano e venivano risolti da sempre. Qual è stato l'errore? Questo. Il produttore di macchina fotografica non ha pensato che stava soddisfacendo questi tre bisogni. E nel momento in cui non l'ha pensato, non ha fatto in modo che il suo centro di ricerca e sviluppo rendesse obsoleto il suo prodotto. Kodak è stata la prima impresa al mondo ad avere una macchina digitale. Dopodiché cosa ha fatto? Non l'ha usata perché non ha voluto rendere obsolete le sue macchine analogiche. Conseguenza? Compiacenza, altro motivo per cui le aziende falliscono. ABC, arroganza, burocrazia, compiacenza. Compiacenza, non succederà, vado avanti così. Morti. Quali sono le ragioni per cui tendiamo a pensare che ce la faremo?
E quali sono le ragioni di base che portano le aziende a essere miopi? Quelle quattro lì. Primo, mito della popolazione. Il petrolio. Il petrolio è secoli che è la materia prima migliore. Nessuno davvero pensa a sostituirla. Sì, adesso ci stiamo cominciando ad arrivare, ma se pensate. Il petrolio è sempre stato il modo con cui il sistema economico è cresciuto. Finché cresce il PIL ci sarà bisogno del petrolio. E quindi chi produce petrolio non ha bisogno di fare tanta fatica. C'ha l'illusione che la popolazione crescerà all'infinito e finché la popolazione crescerà io potrò vendere il mio petrolio. Simile, ho una sofisticatissima strategia di internazionalizzazione in Cina. Perché? Perché c'è 1 miliardo di consumatori, ne soddisfo solo il 10%, su 100 milioni di consumatori. Non è così. Secondo, il mio prodotto non ha sostituti. Pensate all'esempio di nuovo che ci fa Levitt. Il petrolio continuerà a essere un prodotto indispensabile e se ci sarà una sostituzione sarà un prodotto derivato dal petrolio. Tutte le cose che sono state pensate come sostituti del petrolio sono state inventate dai produttori di petrolio derivati dal petrolio medesimo. Qui Levitt dice un'altra frase affascinante che vi prego di ricordare. Dice, se pensare è una risposta intellettuale a un problema, cioè se io ho un problema, devo pensare intellettualmente, devo cervellarmi su come risolverlo. Di conseguenza, l'assenza di un problema porta all'assenza del pensiero. Se io non penso di avere un problema, se io penso che crescerò in eterno, allora smetto di pensare. Perché devo preoccuparmi di cosa succederà dopo il petrolio? Se penso che il petrolio crescerà per sempre. E qui lui fa un esempio che giustifica un po' il mondo dell'industria petrolifera dicendo, beh, in fondo il petrolio ha sempre avuto applicazioni diverse, per cui è stata una medicina, poi è servito per l'illuminazione, poi è servito per il motoroscopio, poi è servito per l'avazione aerea, per cui il petrolio ha sempre trovato settori di applicazione che l'hanno portato in un qualche modo comunque a crescere. Caso del petrolio dimostra che si possono perdere grandi occasioni ed è rischioso appoggiarsi all'invenzione esterna. Poi il petrolio ce l'ha sempre fatta. L'unico vero momento, anche se adesso ci raccontiamo che è per il bene della terra, eccetera, eccetera, l'unico vero momento in cui abbiamo smesso di preoccuparci, scusate, abbiamo cominciato a preoccuparci di sviluppare il petrolio è quando abbiamo capito che stava finendo. Non c'è un. Per niente poesia in tutto, il resto è bombe umane track e track. Il vero motivo per cui si sta facendo una seria pensata su come sviluppare il petrolio è banale, sta finendo. Gli americani, lo sappiamo tutti da 20 anni, ma gli americani a un certo punto sotto Obama hanno preso due decisioni, cioè gli americani che hanno sempre governato l'industria del petrolio nel mondo, le sette sorelle, hanno deciso due cose. La prima, in termini di vite umane, costa troppo garantirci l'accesso al petrolio medio orientale, per cui ce ne andiamo. La primavera araba non è successa perché a un certo punto gli arabi hanno deciso che gli piaceva essere liberi. Semplicemente l'esercito americano se n'è andato e ha smesso di supportare i dittatori che c'erano nel Nord Africa. Perché l'ha fatto? Perché siccome ce n'è meno e siccome ci picchieremo sempre di più per averlo, meglio andarsene. Ci vuole un sostituto. Il sostituto è stato lo Shell Oil, una tecnologia estremamente sofisticata, estremamente costosa, per cui loro nel nord degli Stati Uniti e in Alaska schiacciano delle pietre, spremono, esce il petrolio, usano quello. Gli Stati Uniti sono l'unico grande continente oggi indipendente in termini di accesso al petrolio. Ecco perché non devono più fare le guerre in Medio Oriente. Ecco perché dice, cattivo Trump che dice prima l'America. Dice, beh, non ha più bisogno degli altri, certo, prima l'America. Ma hanno lasciato quei poveri iracheni, adesso si pigliano le mazzate dai talebani. Chi se ne frega, il petrolio non serve più. Ecco
Infatti vedete che anche, avete visto che il primo principato dell'Arabia Saudita ha fatto pace con Israele. Perché non c'è più motivo di litigare. Non c'è, quel petrolio che c'è lì verrà spartito dagli altri. Quindi gli americani non hanno più bisogno e quindi non bisogna più litigare con gli americani. Terzo, produzione di massa. Questo era il mondo. Pre-Levit, produci tanto, più sei grande, più hai economia di scala, più costa meno, più puoi abbassare il prezzo, più puoi vendere, più puoi produrre, fai nuovi investimenti, eccetera, eccetera. Quel mondo lì era il mondo, diciamo, della produzione, cioè la domanda la troverai. Dall'altra parte, questa cosa qui, cosa si portava dietro? Se sei un grande produttore di beni, devi avere la macchina dietro che vende il più possibile. Quindi, come erano fatte le aziende e come sono ancora un po' fatte oggi le aziende? Grande macchina produttiva che sputa fuori grande quantità di prodotto e che a un certo punto un sistema di vendita deve riuscire a mettere sul mercato. Probabilmente la. Il mondo mass market, il più grande sistema produttivo a servizio di noi consumatori è il mondo dell'auto. Vedete, le fabbriche dell'auto sono enormi stabilimenti che producono enormi quantità di automobili con enorme efficienza e poi infilano nel tubo della distribuzione per arrivare a noi. Qual è l'unica cosa che vi dice qualcuno che deve vendervi un'auto e deve convincervi a comprarla? Costa meno. Peccato che adesso, attraverso una serie di cambiamenti di abitudini di consumo, abbiamo scoperto che le macchine non servono. Possiamo condividerle. Quindi un oggetto che prima veniva acquistato come capital goods, come investimento, e durava 5, 10 anni, 3, 10 anni, e questo oggetto veniva usato tra il 2 e l'8% della sua capacità, in termini di numero di ore utilizzate rispetto al numero di ore tenuto fermo, e più o meno per il 20% della sua performance in termini di velocità, abbiamo capito che possiamo condividerlo. Questo vuol dire che se noi usiamo più o meno le macchine il 10% del loro tempo, netto del fatto che c'è del tempo in cui nessuno le usa, più o meno vuol dire che ci serve un quinto delle macchine. Quindi tutto sto, mi ha detto un grande manager dell'industria dell'auto, non della Fiat, mi ha detto, sono un po' preoccupato perché è come se io avessi un enorme nastro trasportatore pieno di prodotto che va verso una nuvola. La gente non ha più bisogno di questo. Come lo risolve Levitt? Levitt dice, e finalmente ci dà una definizione di marketing azionabile, operativa, che possiamo usare, dice la differenza tra il marketing e la vendita è più che semantica. Selling, vendere, marketing, fare mercato, trovare un mercato. Selling, vendere, si focalizza sul bisogno del seller, del venditore, di svuotare i magazzini. Marketing, fare mercato, trovare un mercato, si focalizza sul bisogno del compratore. Ecco qual è la differenza tra vendere e trovare un mercato. Ora, il marketing, che è quell'insieme di funzioni aziendali volte a fare in modo che il consumatore, che l'azienda produca il prodotto che serve al consumatore, bla 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 bla, lo trovate sul libro. Il marketing, secondo Levitt, riguarda il valore che viene trasmesso al cliente nella transazione. Deve trovare, creare, far crescere e soddisfare i bisogni dei consumatori. Deve trovare, quindi capire qual è il bisogno del consumatore. Creare, che non vuol dire grande fratello che ti costringe, eccetera, ma che crea le condizioni perché il bisogno esiste e venga soddisfatto. Deve farli crescere, vuol dire deve renderli evoluti e poi deve soddisfare i bisogni del consumatore.
Cosa deve fare chi vende? L'attività commerciale riguarda la tattica e le tecniche necessarie per convincere il consumatore a scambiare il suo denaro con un prodotto. Il valore trasmesso al cliente non è un elemento del problema. Non ti interessa quanto vale per il cliente. Ti interessa che, dato un prezzo, il cliente lo compri. L'unica leva dell'attività commerciale è: il prodotto ce l'ho, è questo qua, ti alzo, ti abbasso il prezzo e vedo se lo compri. Nel marketing invece tu devi pensare a qual è il prodotto che serve al cliente, a come spiegargli, come hai fatto il tuo per vedere se gli serve, a portare, scusate, a che prodotto vuole il cliente, prodotto, a come fai a farglielo avere dove gli serve, distribuzione o place in inglese, a come fai a determinare un pricing basato sul valore che dai al cliente, prezzo, e poi come fai a spiegarglielo, promozione. Sono le 4 P del marketing su cui vi romperò le scatole per un po' di tempo durante il corso. Se tutto questo è vero, la differenza tra marketing e vendere è questa qui. Il prodotto ha un costo, io lo vendo a un prezzo. Quindi io, azienda, faccio un profitto, ricavi meno costi uguale profitto. Questo beneficio per l'azienda dato da P, prezzo meno costi, è il profitto di chi vende, l'azienda. Di questo si occupa la funzione commerciale. Devo vendere le cose che hanno fatto nel stabilimento, possibilmente a un prezzo superiore al costo, di modo che la mia azienda possa avere un profitto. Il marketing se ne frega di questo, ragionevolmente, dà un'indicazione del pricing, ma gli interessa molto di più aumentare il valore per il consumatore. Il surplus, che cos'è il surplus del consumatore? È il valore totale creato per il consumatore meno il prezzo che ha dovuto pagare. Quindi che cos'è l'attività aziendale vista con gli occhi del marketing? È un'attività che è fatta da più soggetti, i fornitori dell'azienda, l'azienda, i distributori dell'azienda, per portare a un cliente finale una cosa, un prodotto, un servizio che gli serve in termini di mi dà un valore superiore al prezzo che sono disposto a pagare. In questo flusso chi decide, chi costruisce il prodotto che meglio serve il cliente, che gli dà la comunicazione migliore, che glielo porge, glielo distribuisce in modo migliore, è il marketing. Tutte queste cose insieme aumentano il valore. Questo è il motivo per il quale ogni volta che voi fate un acquisto, voi confrontate il valore che il bene che state comprando vi dà meno il prezzo che dovete pagarlo. Nella vostra mente in realtà avviene un processo più semplificato, se volete, che dice: questa cosa costa 100 lire, li spendo o non li spendo? Alessandro spende 2 euro a fare colazione al bar, cappuccino e brioche, è più di 2 euro cappuccino e brioche, 2,50, perché sarà 2, poi cappuccino o caffè? Cappuccino fa 1,20 euro, brioche 1 euro? Ma no, la brioche è congelata. Brioche congelata. 2,20 euro. Allora, tutte le volte che Alessandro va a fare la sua colazione al mattino, prende una decisione, dice: quanto vale per me andare al bar, fare la mia colazione, leggere il giornale, fare 2 chiacchiere col barista? È una convenienza per te. Comincio a incuriosirmi. Povero Alessandro, se potete aiutare Alessandro, che non ha di cui nutrirsi al mattino, che è costretto ad andare al bar. Va bene, ma lascia stare che non hai un prodotto sostituto. Qual è il valore che ti dà consumare la colazione al bar? Cos'è che fai
Ti siedi o stai, stai in piedi? Quindi sei di fretta. Perché cappuccino e non caffè? Scusa, lo dico a quelli di casa. Alessandro fa colazione in piedi. Il cappuccino ti dà più soddisfazione, soddisfare il cliente. Perché il cappuccino ti dà più soddisfazione del caffè? Perché sono 20 centesimi, eh? C'è una componente di latte che? Perché? Abitudine. Ma perché hai preso quell'abitudine? Che sono 20 centesimi, eh? Perché spendi 20 centesimi per l'aggiunta di latte? Schiuma? Schiuma? Niente schiuma. Come cappuccino è senza schiuma? Cacao? Vabbè, ma che tristezza. Va bene, cappuccino normale. Brioche quale? Cioccolato e Nutella. Perché non marmellata? Cosa fai mentre fai merenda, mentre fai colazione? Parli con qualcuno, leggi il giornale, grugnisci? Quanto tempo ci metti? Cazzo? Cioè stai, cioè un cappuccino e una brioche per 10 minuti? Che cosa fai? Ci va 4 minuti e mezzo a mangiare la brioche. Sei proprio 5 minuti, ci credo di più. Dove la fai? Sempre stesso bar. Perché? Quindi entri e lui ti dice il solito. Ti dice ciao Ale, il solito? No. Ah, facciamo un esempio. Ma Marco, qua della caffetteria, cosa dovrebbe fare per farti cambiare idea? Ora vedete pensate a atti di consumo che fate, di consumo di cibo, nessuno faccia cattive idee. Pensate a atti di consumo che fate ogni giorno e provate a chiedervi perché 7 volte. Pensate quanto è complesso il meccanismo decisionale e pensate alle differenze, cioè a che cosa vorreste di diverso per cambiare. Perché alla fine chi si occupa di marketing non fa altro che questo. Cioè pensa a quali sono le cose per cui voi siete disposti a pagare. Quali sono i bisogni che voi vi adoperate di soddisfare quando comprate quel prodotto. E chiaramente se io trovassi un modo diverso di soddisfare il bisogno di svegliarsi, avere la carica ma non avere l'acidità del caffè per cui ci vuole il latte, di dargli qualcosa col cioccolato, che chiaramente a te non piace il caffè perché tra latte e cioccolato sto pomodoro caffè lo distruggi, di magari avere già l'abitudine di avere il caffè e il cappuccino preparato, di sentirsi a casa, anche se poi a casa non mi hanno preparato la colazione, però in questo bar mi trattano come se fossi a casa. Pensate quante cose in un atto di consumo banalissimo da 2,20 euro ci sono dentro. Ogni volta che voi fate un acquisto, voi avete un meccanismo complicato dentro il cervello che poi è stato reso semplice dall'abitudine, nel senso che avete definito degli shortcut con cui decidete, delle scorciatoie con cui decidete, che vi permettono di consumare decidendo che il valore che ottenete in cambio è superiore al prezzo che pagate. E il mestiere di chi si occupa di marketing non è discutere con voi del prezzo, ma trovare un modo di aumentare la vostra soddisfazione, di modo che voi sarete portati ad accettare contenti un prezzo superiore. Perché naturalmente se io ti do la stessa cosa a un prezzo più basso, è facile. Ti do lo stesso cappuccino, la stessa brioche, lo stesso ambiente, la stessa vicinanza a casa, una 2,10 euro. Cosa fai? Pure non scemo. Dico, vabbè, provo almeno. Questo è il motivo per il quale la prima regola che dovrete avere quando farete il manager in azienda, se
alle vostre dipendenze c'è un capo marketing, un responsabile di marketing che propone uno sconto, licenziatelo subito. Perché lo sconto è il contrario del marketing. Il marketing è aumento il prezzo, i prezzi devono solo aumentare. Perché? Perché io che mi occupo di marketing trovo metodi sempre nuovi per dare del valore al consumatore. Questa cosa qua si chiama creazione di valore, che non c'entra niente con tutti quelli che dicono l'importanza della mia azienda, lo scopo della mia azienda è creare valore, sono buzzwording. Poi una volta vi spiegherò cos'è il buzzwording. Comunque, l'unica vera importanza del creare valore è trovare un modo per aumentare la parte blu del consumatore. Poi c'è una seconda fase, ogni volta che voi create del valore, la catena attraverso cui lo create, il sistema attraverso cui lo create, lo deve dividere. Per cui tutti i processi che creano del valore hanno poi un processo successivo di cattura di quel valore. Cioè, se siamo in due a creare quel valore, ognuno di noi ne vuole un pezzo. Che caffè viene servito nel tuo bar? Ci sarà un marchio. Alessandro è un consumatore che gliene frega niente del marchio. Mentre ci sono dei bar che dicono, vieni da me perché il mio caffè è Lavazza, Costa d'Oro, Illy. Allora uno dice, aspetta, ma tu l'ho capito da come bevi, da come fai colazione. Allora, se uno entra in un bar solo perché c'è il caffè Costa d'Oro, allora io ho speso 2 euro e 20 per far colazione. Chi è che si deve prendere il valore? Costa d'Oro, che mette il caffè, o il barista, che lo fa bene? Allora, tutte le volte che voi create del valore, poi si crea una dinamica per cui chi contribuisce a crearlo deve catturarlo, cioè si divide. Volete l'esempio più affascinante, dirompente, di cattura del valore che avete vissuto sulla vostra pelle, nella vostra triste gioventù nell'ultimo mese? Sì, lo sapete. Chi sono quei due soggetti che hanno litigato tra di loro e vi hanno tolto una cosa che a voi serviva? Nessuno di voi gioca a Fortnite. Siete vecchi ormai. Avete visto che Fortnite e Apple hanno litigato? Nessuno di voi gioca... Chi è che gioca a Fortnite? Per alzate di mano, non lo boccio subito. Nessuno. Che miseria. Fortnite, che è un gioco piattaforma in cui si va lì, si spara. E... Non credo si vinca niente. Non ricordo, però ci si... passa il tempo. Aveva un meccanismo, era distribuito su una, è distribuito su una serie di piattaforme, tra cui Apple e Google. Voi potete comprare dei prodotti sul gioco, quindi fate gli acquisti in app, e questi acquisti in app hanno, diciamo, un costo medio di 10 euro. Non è vero, puoi comprare tante cose, ma diciamo il ticket medio è 10 euro. A un certo punto, di questi 10 euro, occhio e croce, 3, anzi occhio e croce, 3 se li tiene Apple o Google e 7 se li tiene produttore, quindi Spotify, Fortnite. A un certo punto Fortnite ha detto no, io non voglio più pagare 3 euro. Cosa faccio? Invece di far comprare al mio consumatore sulla piattaforma Apple il mio prodotto, glielo faccio comprare dentro la mia piattaforma senza passare da Apple. Così non do i 3 euro a Apple. Cosa ha fatto Apple? Ha detto, ah, se tu fai così violi le regole della mia piattaforma e io smetto di rendere disponibile il tuo gioco sul mio sistema operativo. Per cui chi l'ha installato continuerà a avere il suo software installato versione di quel momento, ma non potrà aggiornarla, perché quello che avete scaricato fino a quel momento è vostro.
e chi vuole scaricarlo in futuro non potrà scaricarlo, e se ci saranno degli aggiornamenti, chi l'ha scaricato non potrà avere gli aggiornamenti. Questo scontro ha aperto un dibattito non banale rispetto a di chi è il merito del valore che voi avete sul vostro cellulare. Allora, va bene, nessuno di voi gioca a Fortnite. Quanti di voi hanno Spotify? Ok, uguale. Quanto costa Spotify al mese? 10 euro? 5, voi siete studenti, poi lo divido con mio cugino, 2,5. E 5, no, per gli studenti? 5. Quanto costa Netflix al mese? 8 euro. Spotify ha detto la stessa cosa, cioè non ha proprio detto che non pagherà i 10 euro, scusate, l'euro e mezzo, vabbè, Apple però ha detto appoggio la causa di Fortnite. Se voi guardate Spotify è ancora più affascinante, perché voi che cosa comprate da Spotify? Musica. Se voi guardate Spotify, Spotify è una piattaforma dentro una piattaforma. Cioè, voi avete un cellulare che ha tante applicazioni. Quindi il vostro cellulare è una piattaforma. Voi potete scegliere, il valore del vostro cellulare è dato dal fatto che ci sono più cose insieme. Spotify, a sua volta, è una piattaforma. Il motivo per cui Spotify per voi ha un valore è che c'è dentro tanta musica. Scusate, Spotify, per dare questo valore di varietà, si tiene un bel pezzo dei soldi rispetto ai veri possessori del diritto, che sono le case editrici o le label della musica. Quindi lì ci sono tre elementi. Per voi è un enorme valore avere tutta la musica che volete sul telefono, e quindi siete disposti a pagare 5-10 euro al mese pur di avere Spotify. Quei 10 euro che voi create qua in realtà hanno un primo fornitore di quel valore, che è la piattaforma del vostro telefono, quindi Android, Google o Apple, che si tiene un terzo di quel valore. Dei 7 euro che finiscono, o dei 3 euro e mezzo che finiscono a Spotify, una quota, che più o meno è metà, finisce nelle tasche di coloro che hanno costruito, che hanno inventato e prodotto la musica che voi volete sentire. È chiaro che se voi foste un cantante particolarmente famoso, non vorreste che voi, che siete disposti a pagare 5 euro per sentire la mia canzone, a me ne rimane solo un po' meno di uno. Considerate che più o meno, il calcolo è un po' grossolano, ogni, mi sembra, 25-30 secondi di musica riprodotta su Spotify, quindi se arrivate al 30° secondo, l'artista o il proprietario dei diritti si piglia 7 centesimi. Ogni 10 volte, quindi 7 millesimi a volta. Questo è il motivo per il quale, se voi sentite le canzoni nuove, le canzoni nuove hanno i ritornelli prima. Perché hanno i ritornelli prima? Perché chiaramente, se voi sentite il ritornello, cercate di arrivare alla fine del ritornello. Se voi arrivate alla fine del ritornello, che è la parte più melodiosa della canzone, avete passato i 25 secondi, per cui pum! Spotify paga. Capite bene che se voi siete un grande artista, avete poco voglia di dare tutti quei soldi a un sacco di intermediari. Spotify prima, Apple dopo. Ecco perché quando Fortnite ha litigato con Apple e con Google, subito dopo Spotify ha detto anch'io voglio litigare, perché Spotify ha lo stesso problema. Ci sono stati grandi artisti che hanno detto: sai cosa c'è di nuovo? Io non voglio che la mia musica stia su Spotify. E quindi sono talmente potente come produttore di contenuto, do talmente valore io al consumatore finale, che deve essere solo lui. Solo io devo beccare i soldi, non Spotify e Apple o Spotify e Google. Questo per darvi degli esempi, poi
avrete tempo di vederne, ne vedremo degli altri, però questi sono due esempi di grande creazione di valore. Nessuno di noi 5 anni fa, 8 anni fa avrebbe detto che avremmo speso 5-10 euro al mese per ascoltare musica. Certo, gli appassionati di musica spendevano molto di più, un CD costava 13-14 euro, 15.000 lire, io spendevo ben di più che 15.000 lire al mese, di 7 euro e mezzo, 30 anni fa. Ero un po' impallinato, compravo molta musica, per cui è chiaro che il valore di avere tutta la musica possibile dentro il telefono è molto più di 10 euro al mese, non ci ho pensato un secondo a fare abbonamento, ma per me il valore era molto grande. Ma di media, la verità è che si ascolta molta più musica oggi, esattamente come con le foto, di quante se ne ascoltava quando Spotify non esisteva, quando la musica OTT non esisteva. Questa grande creazione di valore è successa, per noi è un valore enorme, possiamo dal telefono scegliere la musica che vogliamo tra la varietà infinita, il valore è stato creato, adesso il problema è chi lo prende, chi lo cattura. Funziona sempre così, prima il marketing definisce come il valore viene creato e noi ci occuperemo molto di questa parte, le strategie aziendali decidono come si divide e questo poi avrete tempo di studiarlo quando sarete più grandi. Ora, con questo pezzo qui abbiamo finito che cos'è il marketing, cioè vi siete fatti un'idea più o meno di come è nato, da dove arriva, cos'è il contesto storico in cui è successo e come è definito. Per finire la vostra preparazione, e vi darò qualcosa da leggere su Moodle, vi serve leggere i primi capitoli del libro, dove ci sono le definizioni classiche di marketing. Ricordatevi di compilare il diario, noi ci rivediamo martedì prossimo. Buona serata anche a chi è già a casa. Stacco la riunione.